l'amore, il lavoro e tutte le caratteristiche fondamentali. Vediamo cosa ci dice la piramide. E allora partiamo per quanto riguarda la piramide, partiamo per quanto riguarda la piramide con gli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo cosa ci dice la piramide con gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, vediamo cosa ci dice la piramide per gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, tagliamo, vediamo le prime tre carte. Beh, allora abbiamo insomma la forza dritta, quindi dovrai affrontare un po' di difficoltà perché sentirai che verrà fatta un'ingiustizia nei tuoi confronti e perderai un po' di tempo. Ecco, qua ci sono delle situazioni in cui stai perdendo tempo. Devi riflettere se si tratta del lavoro, dell'amore, della famiglia, insomma, in cui stai perdendo un po' di tempo. Hai la forza, però la stai un po' sprecando in situazioni che non è che ti stanno dando grandi risultati. Vediamo cosa ci dicono invece i tarocchi di Marsiglia. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi di Marsiglia. Allora, tagliamo le carte e scegliamo le prime tre carte dei tarocchi di Marsiglia, che ricordo sono tra i tarocchi più antichi della tarologia francese e sono dei tarocchi che sono stati utilizzati anche da Carl Gustav Jung e anche da Alejandro Jodorowsky. Abbiamo l'inizio, quindi c'è qualcosa che ti fa perdere tempo, salutiamo anche Betty, ma ci sarà un nuovo inizio. Un nuovo inizio, potranno svilupparsi dei sentimenti e anche da un punto di vista, diciamo, del lavoro, ci potrà essere un miglioramento, non un miglioramento drastico, ma diciamo ci saranno dei cambiamenti che comunque tenderanno a svilupparsi in modo positivo. L'importante è che ti togli dai coglioni, diciamo, quei fardelli che in qualche modo ti stanno ancora condizionando la vita, quei fardelli che ti stanno ancora rompendo i maroni. E allora, mescoliamo le carte e vediamo che cosa fare, vediamo che cosa fare. Allora, mescoliamo le carte e vediamo con le sibille di Lenormand, l'astrologa e la tarologa di Napoleone Bonaparte I. Vediamo cosa ci dicono le Lenormand in questo caso. Scegliamo le prime tre carte e vediamo un po'. Allora abbiamo l'orso, il gentiluomo e la chiave. Beh, non sono male neanche queste tre carte. Allora, il 15 abbiamo l'orso che rappresenta solidità, coraggio, potenza, intelligenza, diciamo. Resistenza, quindi un consolidamento di relazioni. Potrebbe essere, se sei maschio, anche una paternità, volendo. L'orso è comunque una figura paterna, insomma. Quindi ti sta dicendo che devi dimostrare attraverso la tua solidità, tempo da 1 a 6 mesi riuscirai a ottenere dei risultati, ad esempio in campo lavorativo. Poi abbiamo la chiave, no, il gentiluomo, il 28. Il gentiluomo, il 28 rappresenta, come possiamo dire, potrebbe essere un fidanzato, un compagno, un amante, un marito, un padre, diciamo, oppure anche, una persona, diciamo, che ha, potrebbe essere anche un pensiero, un progetto, insomma. Quindi è un uomo che comunque ti potrà aiutare nello sviluppare il tuo progetto, nel portare a termine le tue cose fondamentali. E poi abbiamo la chiave, che è il 33, che rappresenta la soluzione per aprire le porte. La chiave rappresenta una soluzione, anche nuove idee, nuove possibilità, occasioni favorevoli. Quindi però devi cambiare, devi toglierti e soprattutto anche qua un po' di pigrizia,
devi imparare a diventare più analitica, caparbia e anche un po' più amabile, smussare un po' il carattere di merda che fondamentalmente ti trovi. E quindi vediamo qualche suggerimento da parte. Vediamo, intanto sono cadute delle carte, le raccoglierò dopo. Vediamo dei suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. Vediamo dei suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. Tagliamo le carte e scegliamo le prime tre carte e vediamo quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen. Allora, intraprendi un viaggio anche interiore, ma muovi il culo. Collegati con la tua fonte e cerca di avere una visione più completa della tua vita. Bene, mettiamo da parte anche la piramide e facciamo entrare la terza stesa che è la stele, la stesa della stele. E anche qua vediamo amore, desideri, lavoro e la tua vita, la famiglia anche. Vediamo cosa ci dicono per chi ha scelto la terza stesa della stele. Che cosa ci dicono i tarocchi? Iniziamo con i tarocchi, con gli arcani maggiori dei tarocchi. Scegliamo le prime tre carte e andiamo un po' a vedere. Bene, abbiamo di nuovo la forza, la ruota della fortuna che esce dritta, quindi le cose andranno per il verso giusto, però ci sarà una rottura. La morte, al contrario, rappresenta una rottura, quindi probabilmente una rottura che significa o una rottura in amore o una rottura nel lavoro, un cambiamento. Però diciamo ci saranno comunque delle soluzioni che troverai, sia perché hai la forza di trovarle, sia perché poi le cose andranno per il dritto. Anche qua si preannuncia una rottura, si preannuncia una rottura. Ricordo di fare donazione al canale, abbonatevi e mettete i like e condividete il video con i vostri amici. Quindi mescoliamo le carte e vediamo ancora qualche suggerimento in più da parte degli arcani, maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia. Tarocchi senza tempo, ricordo che le stese sono valide quando vengono viste, mai nel momento in cui vengono fatte. Vediamo cosa ci dicono. Allora, di nuovo la morte al contrario, ragazzi, la rottura è confermata. Tenete presente che su due mazzi diversi la possibilità che esca la stessa carta, tra l'altro al contrario, cioè nella stessa configurazione, dello 0,7 per 1000, perché sarebbe, diciamo, l'1,4 per 1000 se fosse, diciamo, non consideriamo al contrario, ma in questo modo 0,7 per 1000, quindi è una percentuale molto bassa. Quindi quando escono queste carte qua, lo 0,7 per 1000 è praticamente lo 0,07%, quindi proprio una percentuale bassissima. Vuol dire che dovrai chiudere o il tuo lavoro o la tua relazione o chiudere con la tua famiglia, dovrai chiudere per forza. Qualche difficoltà magari da un punto di vista economico. E avrai però delle ottime chance di trovare delle soluzioni, diciamo, innovative. Però la tua vita sentimentale o lavorativa deve finire. Scusate che prendo le carte che erano cadute. Vediamo cosa ci dicono le carte di Lenormand. Vediamo cosa ci dicono le carte di Lenormand. Cosa ci dicono le carte di Lenormand? Tagliamo. E vediamo di scegliere le prime tre carte di Lenormand. Qua infatti c'è di nuovo l'orso che non è male, però poi abbiamo il 19 che è la torre che non è male, ma prima però abbiamo l'11 che è la frusta, diciamo. Questo non è, quindi bisogna fare un po' di attenzione perché diciamo che c'è la frusta. O la scopa, diciamo, come viene interpretata, rappresenta la fine di un ciclo. Ecco, questo è importante perché rappresenta la fine di un ciclo e la rinascita immediata, una rottura necessaria delle sofferenze, e poi una persona che comunque è negativa, che devi toglierti, di mezzo fondamentalmente, quindi è un punto fondamentale. Fai attenzione perché avrai anche magari a che fare con una persona insensibile, polemica,
litigiosa, quindi da levartela dai coglioni. E poi abbiamo la torre che invece rappresenta, diciamo, la torre 19 che invece rappresenta un periodo difficile sicuramente, ma anche il raggiungimento di una stabilità, di una sicurezza e quindi un passaggio migliorativo. E poi abbiamo l'orso che, come abbiamo detto, rappresenta invece la solidità, il coraggio, un appoggio, diciamo, quindi insomma devi chiudere una situazione e aprirne un'altra. Questo è il concetto di fondo. Vediamo, salutiamo Tug, vediamo cosa ci dicono, quali sono i suggerimenti. Scusate, quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi, quali sono i suggerimenti da parte dei tarocchi, Zen di Osho. Tagliamo le carte e scegliamo le prime tre carte. Quindi abbiamo, beh, interessante queste tre carte che portano, diciamo, abbiamo un processo di guarigione, un processo di miglioramento, un divertimento, divertiti e non lasciarti condizionare troppo dalla morale. Questi sono i suggerimenti. Bene, e adesso a questo punto metti un like, condividi il video con i tuoi amici e fai delle donazioni.